Immagino che tutti voi abbiate delle compagne di classe nella vostra scuola. Beh, alle medie le ho avute anch'io. Alle superiori no, perché sono stato all'ITIS e per 5 anni avevo solo e solamente maschi. Comunque, c'è stata una volta alle medie in cui una compagna si è seduta sopra di me per 2 ore intere. Potete immaginare da soli cosa stava succedendo qui sotto. Ah, non so se dovevo ricordarvi che questo è un video da non guardare assolutamente se siete piccoli e a cui dovete lasciare assolutamente mi piace se volete avere 1 milione di euro nel conto in banca. E adesso, come sempre, via il cappello e fuori l'uccello! Era la terza media. E diciamo che quando si arriva in terza media si diventa sempre più grandi. E come diventiamo più grandi, puzzolenti e pelosi noi maschi, anche le femmine diventano più formose e più fighe, possiamo dire. Alcune diventano pelose anche loro, per carità. Sicuramente avrete anche voi qualche amica coi baffi, sono sicuro. Una delle mie materie preferite a scuola era sicuramente arte, perché diciamocelo, non si faceva un cazzo dalla mattina alla sera. Ma soprattutto perché comunque io ero bravo a disegnare. Poi il mio prof pezzo di merda mi metteva comunque 6, dicendo: ma tu sei stracapace, potresti fare di più di così. E io volevo proprio prenderlo a sprangate, perché metteva 8 a chi tirava fuori il pene, lo intingeva nella tempera, iniziava a dipingere e prendeva 8. E invece io, che facevo delle vere e proprie opere d'arte, mi metteva 6. Ma comunque gran parte delle lezioni di arte le passavamo attaccando i banchi e iniziando a chiacchierare tutti insieme. Ma sono un maestro? Come stavo dicendo, gran parte delle lezioni le passavamo attaccando i banchi e chiacchierando tutti insieme. Non c'è niente di meglio che dipingere mentre si fanno delle belle chiacchierate coi compagni di classe. Però arriva quel periodo dell'anno dove più che disegnare si chiacchiera, perché ormai il programma è finito, no? Spero che gli prendano le malattie grovi con 10 di vita, Dio! Comunque, come al solito, quella volta abbiamo unito i nostri banchi e ci siamo messi a disegnare e chiacchierare tutti insieme. La nostra posizione era proprio in fondo all'aula, super tattica in modo che il prof si facesse i cazzi suoi mentre noi parlavamo. Arriva una nostra compagna che voleva sedersi anche lei lì con noi e noi eravamo già in 5, quindi già uno in più del dovuto. E allora la tipa seduta alla mia sinistra fa: dai tranquilla, siediti qua, io mi siedo sopra Otti. E prende e si siede sopra di me. In quel momento, nei miei pantaloni, mi stavo chiedendo: ma che cavolo vuole da me? Ma soprattutto una domanda mi pullulava in testa, e questa domanda era: ma lei mi supporta nello shop di Fortnite in basso a destra dello shop e col codice supporto un creatore OctiPFI? No vabbè, comunque a parte gli scherzi, quella non era una compagna che si definirebbe chissà che sta gran figa, voglio dire. O almeno di viso era appena accettabile. Di tette aveva quella terza scarsa che vabbè era accettabile, invece di culo aveva quel culetto da pallavolista tondo tondo che è proprio... E avete presente quando una tipa vi si siede sopra il vostro birillo? È proprio in mezzo alle linee del culo. Proprio. Dios! No vabbè, che poi da dirvi la verità, in realtà alle medie tipo un sacco di tipe si sedevano sopra gli altri. Cioè, è una cosa che le tipe hanno smesso di fare con l'età. Non so se è la generazione o se è una cosa che non si fa più, non va più di moda. Però io sono, quando ero alle medie, un sacco di tipe si sedevano sopra i tipi. Adesso tipo non lo vedo mai. A parte se due sono fidanzati, vabbè. Che tra l'altro, quella giornata, sia io che lei avevamo pantaloni belli sportivi. Quindi non erano dei jeans ruvidi e duri, eccetera eccetera, ma erano dei pantaloni morbidi, morbidi, che fanno capire tutte le forme, no? E quindi... le avrei distrutto la baggiola lì seduta stante. Dopo tutto, chi è che non l'avrebbe fatto? Più che altro lei non doveva neanche disegnare. L'unico coglione che disegnava ero io. Lei era lì che parlava con tutti e si sistemava di tanto in tanto muovendo il culo, e io chiaramente a una certa ho deciso di smettere di fare il finocchio e di mettere anch'io a parlarvi lì, a toccare di qua e di là, no? A massaggiargli la gamba, quelle robe lì. A toccarle i fianchi. E lei ci stava, eh? Troia. Ma io in quei tempi ero innamorato di quella da cui andavo dopo scuola a casa, e quindi quella che vi ho già raccontato le storie di sesso. Quindi chiaramente non è che lei mi interessasse così tanto che dici:
Boia, che tipa. Ciao. Ho capito. Cioè, quei segnali neanche li stavo troppo a capire o fregarmene in realtà, vi dico proprio la verità. Dio, ma che cavolo! Ero proprio un finocchio ripensandoci. La cosa che veramente mi fece strano e che mi fece pensare è che io avevo il birillo che era visibilmente più alto dell'Everest. E cioè, si sentiva, ve lo assicuro che si sentiva. Dopotutto c'ho una tega così, bisognava essere tardi per non capirla. Vabbè, ma lei se la stava lì e se la rideva e stuzzicava apposta, che zoccolina che era proprio. A una certa dovevo andare in bagno e ci ho messo 10 minuti a farmi passare il durello, immaginandomi i gatti morti, mia nonna, la faccia di Harris e queste cose qua. Quindi mi alzo, esco dalla classe, gli faccio prof, posso andare in bagno? E mi fa: Stigarescu, ho visto che hai fatto colpo. E io: ma che cazzo vuoi, vecchio? Quando sono tornato in classe pensavo che la pacchia fosse finita, no? Perché ormai si era alzata, eccetera, e magari sarei dovuto io andare a prendermi un altro posto. E invece no, io arrivo, lei si alza, io mi siedo, lei si risiede proprio tranquilla. Così ho ripreso a disegnare il mio quadro per finirlo intanto che sarebbe finita la lezione. E finita la lezione, appunto, vado a consegnare la tavola per vedere quanto avrò preso. Boia Dio, era una figata. 6 più. La prossima volta pensa meno alle ragazze e più a disegnare, mi ha detto il prof. Brutto bastardo invidioso, che non era altro, sicuramente. Ma crepa, Dio. Macchina rigata. Idiota. Dai, ma che cosa? Ma che cosa sono queste partite? Ma che muori ammazzato però. Quella compagna comunque non mi è mai interessata. Quella fu l'unico episodio di quel genere lì. E poi andando avanti con gli anni magari capì che un po' mi andava dietro. Anche perché anche dopo le medie continuava a scrivermi di tanto in tanto, no? Per sentirci, per vederci, ma non è che mi interessasse. E poi comunque l'ho rincontrata di tanto in tanto e non era sto granché. Quindi non mi sono perso niente. Era una tipa un po' strana. Poi detto da me, un barbone vestito di arancione con da 50 centesimi un cappellone e coi capelli blu. Sto balletto è tutto tranne che furtivo. Scusate un attimo, con questo rumore ti sente chiunque. Comunque ragazzi, sono sicuro che tra tutti coloro che guardano questo video ci sarà sempre qualcuno che magari dirà: cavolo, ma lui alle medie faceva questo, lui alle superiori faceva questo, e io invece sono qua che ancora non mi sono fidanzato una volta, non ho mai dato il mio primo bacio e tutte queste cose qua. E io voglio dire ragazzi, state tranquilli, cioè fidatevi. Come diceva il professor Oak, che era veramente un saggio, c'è un luogo ed un momento per ogni cosa, ma non ora. E io vi assicuro che gran parte delle cose che ho fatto nella mia vita le ho fatte a fine superiori, ve lo assicuro. Cioè proprio le ragazze in generale, il mondo delle ragazze è un mondo che mi si è aperto dalle fine delle superiori in poi, non dalle medie. Quindi io sono sicuro che magari voi avrete i vostri amici che magari si fidanzano, limonano, tutte queste robe qua, e magari voi dite: cavolo, io sono uno sfigato perché a me non succede. E sapete perché vi dico questo? Perché al tempo lo pensavo anch'io. Cioè, io vi ho sempre detto che io alle medie non cagavo le ragazze, ok? Non me ne fregava di niente, non me ne fregava di meno. E che ho iniziato a cagare veramente le ragazze dalla terza media in poi, perché ero innamorato di una tipa e quindi per me era lei il mio mondo, ok? Ma io vi voglio dare questo consiglio, cioè veramente fregatevene, perché tanto la maggior parte della vostra attività l'avrete alle superiori, ve lo assicuro, verso la fine delle superiori. C'è chi magari anche agli inizi delle superiori, ragazzi, ci sarà sempre con qualcuno che arriva prima e qualcuno che arriva dopo, ma non è una gara, ognuno fa le cose con calma, magari uno riesce prima, magari uno riesce dopo, non dovete sentirvi assolutamente
leggermente inferiori a qualcuno solo perché magari lui si fa tre tipe e voi non ve ne siete fatti neanche una. Magari lui ha il pene piccolo rispetto a voi, che cavolo ne sapete? Non è così scontato, eh. Probabilmente non usa neanche il coach OTPFI, così non gli cresce. Quando io ero piccolo mi preoccupavo tanto di questa cosa, perché vedevo tutti i miei amici che parlavano di morose, parlavano di ste robe, e invece c'ero io che invece, diciamo, ero per i cazzi miei, me ne fregavo di certe cose, e dicevo, cavolo, ma allora sono sbagliato, ma allora sono in ritardo, perché loro fanno tutte ste robe e io no? E crescendo più grande ho capito che... Fidatevi, godetevi le vostre medie, pensate a studiare, pensate a giocare a Fortnite, pensate alle vostre passioni e quando arriverete alle superiori, verso la fine delle superiori inizierete a pensare alla figa. Io vi dico che nella mia vita non ho mai avuto tante robe con le ragazze quanto negli ultimi mesi, vi assicuro, quindi non preoccupatevi, arriverà anche il vostro momento per sbocciare.